pediatra di base di Como, come pediatra di base da più di 30 anni. Infatti quando la gente mi dice, ah, lei è la famosa Roberta Valzati, dico, penso sempre come consigliere comunale, no, come pediatra, adesso sto ridendo. Comunque, cioè io credo che la persona deve essere proprio un'unità, per cui non esiste la Roberta Mazzorati consigliere comunale, la Roberta Mazzorati pediatra, esiste la Roberta Mazzorati che ha delle sue caratteristiche. Molti anni fa una mamma mi si è presentata la prima volta e mi ha detto: io sono andata alla mutua e ho chiesto di iscrivermi il bambino con lei perché lei è una pediatra comunista. La cosa mi aveva incuriosito tantissimo, dico, ah sì, sì, certo, cioè, io non avevo mai detto che cosa votavo, io ho sempre fatto il mio lavoro, così. Però dietro a questa parola probabilmente che cosa voleva dire la mamma? Non che io magari votavo un certo partito, ma che avevo un certo spirito. Chi gliel'aveva riferito di iscriversi con me, penso che volesse dire quello. Che cosa intendeva? Ma in effetti io ci ho sempre tenuto a considerare i bambini veramente tutti uguali, con le stesse potenzialità di essere seguiti e curati. Per cui la mia prima scelta, che ho sempre seguito nella mia vita, è stata di non fare attività privata. E quindi i miei colleghi mi dicono: tu sei l'unica pediatra in Italia che non fa la libera professione. Adesso sicuramente ce ne sono molti altri, però era un po' un modo per riconoscermi che per me c'era questa uguaglianza di diritti nei bambini, con attualmente un'attenzione in più per chi aveva magari dei genitori che avevano più di difficoltà, per cui, cioè, dando più attenzione a loro, riuscivo a dare a quei bambini un po' di più, così che fossero veramente tutti uguali. Allora, questo concetto profondo di uguaglianza e di dare la possibilità a tutti, io l'ho portata poi quando mi hanno chiesto di fare, di correre come consigliere comunale in una lista che sosteneva il centro-sinistra. Ho pensato che dovessero essere le stesse cose quelle che dovevo esprimere e fare allo stesso modo. Quindi, come per il mio lavoro è naturale che io mi sieda lì con le braccia a riposo per dare spazio a chi, genitore, mi vuole parlare di cose anche magari profonde, così allo stesso modo io ho pensato che dovevo essere nei confronti dei cittadini che volevano da me essere rappresentati e quelli che magari non hanno pensato a me subito, cioè, quindi dare molto spazio e cercare di capire quelle che erano le vere esigenze della gente. Ho anch'io dovuto imparare strada facendo che cosa veramente voleva la gente, e una volta che l'ho capito ho sempre cercato di portare avanti le battaglie proprio insieme a queste persone, perché non pensassero che dovevano delegare a me, ma perché loro erano i protagonisti delle diverse lotte. E questo secondo me è stata una cosa giusta. Ecco perché ho scelto passione, perché tutto questo io lo faccio con passione, perché mi piace e perché la passione ce l'ho dentro. Adesso sto seguendo un gruppo legato all'abbandono scolastico, e si è visto che di Fondazione Comasca Calibro, che tiene le fila, si è visto per esempio che l'abbandono scolastico è legato a diciamo una situazione di disagio della prima infanzia, per cui abbiamo cercato di vedere quali sono le cause di disagio nella prima infanzia. Abbiamo scoperto che
una causa di disagio importante è la solitudine in cui vivono adesso le famiglie. E quindi, partendo dalla solitudine, ecco la mia scelta, per esempio, dell'ultima battaglia, di creare degli spazi di aggregazione. E l'ultima battaglia è creare degli ambienti accoglienti come i giardini pubblici. E ho capito che questa è una strada vincente, ma tutti insieme, consiglieri tutti insieme, perché questo è un bel messaggio che si dà ai cittadini.